obiettivo del programma. Il nostro programma prevede la valorizzazione di quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Abbiamo tanti prodotti che stanno valorizzati. Poi bisogna sempre dire, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, che l'agricoltura di Roma Sorrevo non solo fa bene alla salute, ma soprattutto fa bene alla salute. Quindi è una cosa che noi ci siamo chiesti, sì, un mercatino che è già fatto con cadenza mensile nell'area mercatale la domenica mattina. Abbiamo approvato da poco questo regolamento in giunta e grazie alla collaborazione della Coldiretti attraverso la vostra insegna di grazie, ma soprattutto grazie anche a Damiano Viera che ha collaborato con noi, siamo riusciti a realizzarle ed oggi la presentazione nella piazza principale del paese. Una prima iniziativa di prima. Io la vedo come un lento ma costante ritorno alla normalità. E proprio perché il mio ritorno deve essere lento ma costante, io raccomando a tutti, anche ai vostri telespettatori, di rispettare le norme anticovid. Il nostro non è ancora andato dietro l'angolo, quindi non abbassiamo la guardia, non consentiamo di attaccarci a noi. Ultima domanda, chiudiamo, quali sono i progetti prossimi? Ce ne sono tanti, ci sono due inaugurazioni di opere pubbliche, ma poi ve ne parlerà l'assessore ai lavori pubblici, ci sono un bel campo estivo, ma ve ne parleranno gli assessori al ramo, quindi sono tante iniziative in campo che noi poi andremo mano a mano a realizzare. Assessore Alfa, una bella iniziativa quella del mercato del Santorino, che sì, è la prima volta.